La variante Rivergaro-Cernusca sulla statale 45, di cui si parla da decenni, costa 60 milioni di euro, prevede un ponte di 80 metri e un sistema di piccole rotatorie che consente di superare definitivamente 11 km di curve. Un progetto che potrebbe essere sbloccato con l'arrivo dei fondi a sostegno dell'economia locale in seguito all'emergenza Covid. Per questo motivo il sindaco di Trabo, Ludovico Albasi, ha incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per accelerare l'iter della progettazione definitiva. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro. Il ministro già nei precedenti interventi dice di avere a cuore Piacenza e ieri me l'ha riconfermato. Abbiamo fatto un excursus su tutti i progetti che possono essere fatti a Piacenza, che, visto che probabilmente arriveranno risorse importanti in questa città che è stata martoriata. E quindi abbiamo parlato soprattutto anche con lei di Statale 45. Lei si è preso l'impegno di accelerare il tutto, io mi sono già raccordato con Bologna e dovremmo esserci, a breve dovremmo essere pronti. Si spera per l'estate? Sì, perché manca solo un pezzettino e dopodiché il progetto finalmente sarà visto da tutti e sarà approvato appunto da ANAS. La situazione a Trabo prova, come tutti i comuni, a rialzarsi, a ripartire, come sta andando? Sta andando bene, anche noi siamo stati toccati in modo importante dai contagiati, però quello che io dico e ricordo sempre ai miei cittadini, attenzione, perché non è un tana libera tutti, dobbiamo essere bravi tutti noi a essere responsabili, non vogliamo ritornare a 2 mesi fa, quando la situazione anche qui era veramente grave.